Salve ragazzi e bentornati in The Sims 4 con la nostra Jenna. Oggi volevo andare ad una fiera di Film Week e vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare. Devo portare una torta, ho fatto una torta al miele, però sinceramente prima ho provato a registrare, ma la registrazione non è andata, quindi sto ricominciando. Però ero già arrivata alla fiera praticamente e ho visto che la torta al miele non l'accettava. Quindi adesso, prima di partire, rifaccio un'altra torta, però il tempo stringe, devo dire, perché la fiera ho visto che dura fino alle 9:30 e quindi vediamo se facciamo in tempo, insomma, a portare la nostra torta. Purtroppo gli ortaggi invece grossi che potrei portare non li ho perché sono ancora piccolini. Quindi vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Vorrei vincere qualcosa. Poi, se ci avanza tempo, potremmo tornare anche alla clinica veterinaria. Vediamo un po' quanto ci mettiamo. Jenna, fai veloce! Devi fare un'altra torta! Forza! Speriamo che stavolta, ragazzi, la registrazione vada perché sto avendo problemi ultimamente. Avevo anche cibo avariato in frigo. Bene, anche il gioco che si impalla. Non ci facciamo mancare niente, ragazzi, mi raccomando. Che non sia mai formaggio, no, ovviamente questa torta non va bene. Queste sono torte molto classiche. Torta invernale, non so se me la calcolerà. Ciotola di poke, no, vabbè, ovviamente questa non è una torta. Torta di mirtilli selvatici, secondo me, ragazzi, questa potrebbe andare bene. Torta di lamponi, torta al cioccolato, no, ragazzi, torta al cioccolato, basta. È deciso. Vai. Ti prego, fai in tempo. Però sono ancora le 5, quindi Sims, quindi secondo me ce la potremmo anche fare. Forza che dobbiamo andare alla fiera, mettere la nostra torta e poi dobbiamo vincere, ragazza, dobbiamo vincere. Intanto la torta al miele, visto che ci siamo, la metti in frigo. Forza. Una buonissima torta al cioccolato. Anzi, poi, prima di andare alla clinica veterinaria, se ci andiamo, potremmo fare anche un'altra cosa. Volevo fare un punto e croce, visto che insieme non l'abbiamo mai provato. E volevo anche dirvi, per quanto riguarda l'università, che la manderemo sicuramente. Adesso magari ci vediamo ancora un paio di fiere, insomma, le fiere nuove che hanno introdotto. Vediamo un attimino come sono e poi la manderemo sicuramente. Tanto a lei ho bloccato la vita, però quando ci stufiamo di vederla giovane la faccio invecchiare, troverà insomma qualcuno, magari farà insomma una famiglia, non si sa mai, vedremo. Gli animali qui stanno tutti bene, qui ci sono un sacco di erbacce, poi dobbiamo curare il giardino, poi torniamo a curare tutto. Oh, no, no, non benissimo, qui è sporco, no, avevo pulito. Leggermente sporco, vabbè, resistono. Qui stanno bene, vabbè, infuriate in realtà. Hanno fame? Poca. Ok, ragazzi, ecco la torta. La mettiamo nell'inventario, ovviamente. Metti nell'inventario. E andiamo alla fiera. C'è la gara di giardinaggio. In cui possiamo portare i nostri ortaggi giganti, che però per adesso non abbiamo. La gara di torte, noi porteremo la torta. Possiamo acquistare articoli originali, visita ai chioschi locali, ok. E vicini, vinci nastri, partecipa alle gare della fiera per vincere nastri. Quindi andiamo. Da soli, ovviamente. Vai. Ed eccoci qua. Vediamo un po'. Qui ci sono le torte, appunto. Vediamo se me la fa mettere. Sì, candida proposta. La torta al miele non me l'accettava. Però alla fine la registrazione è andata male, quindi insomma non potete vederlo. Però non so perché. Forse perché non era una delle nuove torte. Non so, non so. Torta al cioccolato, vai. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Penso che sia anche eccellente. La mangerei io, che fame, ragazzi. Qui purtroppo non possiamo portare un ortaggio, nel senso di quelli grandi. Ho solo ortaggi tipo piccolini, però secondo me non ne vale la pena. Ho
Perché sono tutte cose così prezzemolo che mettiamo, non ne vale la pena. Però aspettiamo e vediamo se vinciamo. Intanto, c'è qualcosa che dobbiamo comprare, che possiamo comprare o no? Quanta gente che c'è in giro. E giustamente c'è la fiera, quindi c'è molta, molta vita. Qui c'è un'aliena. È da tanto tempo veramente che non gioco con gli alieni, devo dire, veramente tanto tempo. Direi di andarci a mangiare qualcosa qua, perché forse ha un pochino di fame. Filetto alla Wellington, andiamo. Sì, era. Qui possiamo prendere anche nuovi incarichi, forse, ma volevo. Non voglio più prenderli da lei per ora, ma volevo dare altri sim che appunto danno incarichi. Qui c'è una signorina molto nervosa, ragazzi. Il filetto alla Wellington, ragazzi, signora. Mi faccia vedere com'è. Sembra buono. Senza lattosio. Comunque sto vedendo che non è che gli altri portino questi grandi ortaggi, eh. Frutto con aculei. Un fagiolino, cioè potevamo mettere anche qualcosa, ma no, io voglio mettere ortaggi seri. Però è un po' una tristezza questa, cioè, potevano fare che, insomma, gli abitanti avevano già random cose, insomma, importanti da mettere, invece di mettere queste cosine qua, cioè, si vince troppo facile, secondo me. Qui ci sono altre torte. Questa? Polpettone. Tra l'altro, ragazzi, è anche una festività. Dovevo decorare, non ho decorato ancora. Spirito festaiolo. E stabilisci i propositi e conto la rovescia di mezzanotte, dovrebbe essere la fine dell'anno, quindi magari tornati a casa, vediamo un po'. Il conto la rovescia però no, lo cambio perché lei non ha la TV. Magari qualche proposito, stabiliamo un proposito. E altro, stabilisci un proposito, vediamo un po'. Trova un partner, ricevi una promozione, aumenta un'abilità, scrivi un libro. Io aumenterei un'abilità. Andiamo a festeggiare con loro intanto. Possiamo fare un brindisi. Complimentati per la proposta per la fiera, ecco. Visto che dobbiamo avere un po' di spirito festaiolo, andiamo a chiacchierare. Lei, come sapete, ancora non ha amici, ma li avrà, presto li avrà, ragazze. Salve! Complimenti, è lei che ha messo il polpettone? Presentazione allegra. Signori, brindate con me, oggi è l'ultimo giorno dell'anno. Tanti auguri a tutti voi. Oh, abbiamo qualcuno che festeggia con noi, ottimo. Andiamo anche a vedere. No, mi sa che è finita. Com'è andata? È finita la fiera, vediamo se abbiamo vinto. Tanto la mandiamo al bagno comunque. Premio della Fiera Phoenix, farina, nastro di partecipazione. Mi sa che abbiamo vinto. Jenna ha sbloccato la ricetta dei dolcetti al cioccolato. Le informazioni sul dolcetto al cioccolato per animali sono state inserite nel taccuino di Jenna. Vediamo un po'. Crema pasticcera ci vuole. E cioccobacca. La crema pasticcera come la facciamo? Dobbiamo vedere. Dobbiamo farlo. Risultato della gara della fiera di Finwick. La torta che hai iscritto stavolta non era tagliata per vincere. No, ragazzi, abbiamo perso. Accetta questo premio per aver partecipato. Controlla l'inventario della tua unità familiare e del tuo sim per trovare la tua proposta. Assicura di prepararti per l'evento fiera delle mucche di Finwick della settimana prossima. Ok. E adesso dobbiamo curare un po' il nostro orto a casa. Andiamo a fare un po' di giardinaggio. Poi la facciamo rilassare col punto croce. Ah, ho perso lo stile di vita, ragazzi. Non mi ricordo come si chiama, adrenalinico. Perché effettivamente non glielo sto più facendo fare, ma va bene così perché mi serviva prima, ma adesso è tutta casa e chiesa, ragazzi. E oppalala, siamo tornati. Prima ho intravisto che qua stanno tutte male, quindi estirpa le erbacce. Qui mi sembra quasi che puzzino, non so che è successo. Parla della borsa allori, però non mi fa fare niente.
Magari ci parliamo un po'. E qui altre erbacce. Poi qui è tutto pulito, qui sta benissimo. Qui è leggermente sporco, quindi pulisci il pollaio. Dobbiamo innaffiare qua. Prendi germoglio. Aia, aia. Non stanno tanto bene, poverine. Stringi un legame con le api. No, adesso no, sono troppo infuriate. Ok, abbiamo fatto tutto. No, si vede che questa cosa che sembra puzza in realtà ci sta, ci sta. Ha sonnissimo, ragazzi, ha sonnissimo, poverina. Il mangime. Magari possiamo spargere mangime intorno a noi, così siamo sicuri che le galline ne hanno. E la mattina se lo mangiano. Ah, ma le chiama proprio, le va a svegliare, ragazzi. Allora, estate. Ricerca. Qui sta tutto bene. Perfetto. Allora, prima di metterla a dormire, potrebbe fare un lavoretto punto croce, ricava motivi, frasi e mascotte, telaio piccolo, telaio medio, telaio grande. Proviamo. Lama, cani benvenuti, sim tollerati, oggi sei migliore di ieri, vai. Andiamo con questa frase motivazionale. Magari mettiti qui sul divano come i veri anziani. Questo lo buttiamo, ragazzi. Vediamo un po' come le viene. Io l'altra volta ho fatto per conto mio questo qua, che è bruttissimo, però l'ho appeso solo perché è il primo che ha fatto. E poi appendiamo anche questo, che dite? Il punto e croce è veramente carino. Ha già finito? Hai già finito? Vediamo. Sembra strano che abbia già finito. Ah no, eccolo qua. Allora, colloca nello scenario, scarta ricamo, riprendi. Ah, fa male un dito, ecco perché ha smesso. Si è fatta male e allora niente. Fai una cosa, vai a dormire e riprendiamo domani. Poi volevo cambiarle un po' i capelli, farle qualcosa di nuovo. Così per oggi abbiamo fatto un po' di cosine, siamo andati alla fiera, facciamo punto croce, la cambiamo e la prossima volta magari torniamo alla clinica veterinaria. Vediamo un po' gli stili di vita, perché mi sa che non ve li ho mostrati. Viziosa, eccolo qua. Allora, lei come stili di vita ha... Adesso sta imparando anche viaggiatrice frequente, è in corso. Però lei per adesso ha energica, single compiaciuta e amante degli esterni. Un'altra cosa che mi piacerebbe farle fare però è un viaggetto, ora che ci penso, anche perché comunque tanto lei come carriera è arrivata al massimo, soldi ne ha. Potremmo, visto che comunque le piace la natura, andare appunto a fare una gita in montagna, perché no? Ok, sei svegliata. Riprendi telaio, dai, fatti coraggio, su. Anche se ti pungi il dito, cosa vuoi che sia? Cosa vuoi che sia? E poi ti preparo quasi quasi per una vacanzina. Che ne pensi? Ti metto proprio tutto l'occorrente. Si è fatta male, un buco di troppo. Forse Jen avrebbe dovuto provare con un minor numero di fili. Sì, perché non è ancora brava, poverina. Poverina, non gli fa male il dito, non è ancora capace per il telaio grande. Cioè, è capace, ma insomma, con parsimonia. Scegli abiti, vediamo di cambiarle pettinatura. Direi. Allora, come abiti principali ha questa e questa. Sta bene, però non so, non sono più convinta, quindi vediamo un po'. Pack,
snack, magari mettiamo qualcosa del PEC, vita in campagna. Vediamo questo come le sta. Anche questo mi piace. Questo è carino, però boh. Non lo so. Ma no, questo no, troppo simile. Questo è carino, però, non lo so. Magari potrei provare con questo. Questo è troppo da signora, però è carino, magari per gli abiti formali. Cambiamo anche abito. Direi magari un abito completo. Facciamo sempre vita in campagna. Vita di campagna. Questo è carino, ragazzi, bello. Però, ma. Magari questo qua. Non lo so. Questo no, troppo. Questo non mi convince. No, 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 no. No, questo troppa frutta disegnata. No, ma. Bu. Ba. Bo. Oh, questo ovviamente senza calze, però, perché è senza queste scarpe bruttissime. Questo potrebbe anche essere carino. Questo qua è molto da fiera. Sì. Questo no, tipo da notte, ma non ci piace. Oh, questo mi piace. Magari così, giallino. E poi come scarpe. Vediamo sempre vita in campagna. C'è qualcosa di giallino? È carino così. Anche queste che. Non è che siano proprio belle, però. Cioè, sì, diciamo più o meno. Allora, vita in campagna. Vediamo cosa c'è qua. No, questo no. No, io direi così. Vi piace? Poi magari ditemi se vi piace. Oh, allora, di formali ha questa mise, però. Magari così. Oh, con questi capelli. Poi. No, questo lo teniamo così. Anche questo per ora. Magari, guardate che scolpita che è, perché effettivamente lei faceva molto movimento, eh. Vediamo. Tra i costumi. Di cambiarle. No, questo, vabbè, tipo uguale. È uguale. Oddio, non è che il fisico così scolpito proprio mi. Oh, questo le sta bene però, molto alla Sulani. Sì, questo le sta bene. Va bene, dai. A posto. E ragazzi, allora, visto che ha un'astinenza dinamica e lei è energica, direi di fare una cosa, approfittiamone per farle fare una passeggiata e andiamo un attimino a Sulani. Così, visto che è estate, si prende un po' di sole, la facciamo abbronzare. Va un po' con la moto d'acqua, magari mangia qualcosa anche da quelle parti, visto che c'è il chioschetto, e poi ci salutiamo. Ed eccoci qui, siamo arrivati. Ha una fame da lupi, ma da lupi. Il chioschetto è aperto, quindi corri, negozi a sconto subito. Lei ha questa abilità meravigliosa, quindi vai e negozia uno sconto. Scusi, guardi, me lo deve dare a metà del prezzo. Wow, sei proprio come negozia, si negozia un affare, esattamente. Piatto di verdure tropicali, frutto grigliato, pesce arrosto. Fai un po' di verdure tropicali. Un po' di verdurine di quelle buone buone che avete. Guardate che carina. Deve anche far pipì, ma potrebbe farla in acqua. Guardate con le bacchette che maestria, ragazzi. Allora, io direi, fatti una bella nuotata, così intanto fai movimento. Nuota vicino. No, ragazzi, vabbè, sta entrando in acqua col caschetto della bici. Ma si può. Ah, ecco, meno male, se l'è tolto.
Un po' di dinamismo, ragazza, un po' di dinamismo. Anche fare un po' di snorkeling, però. Fai snorkeling e vediamo se troviamo pesci. Ragazzi, se la sta facendo addosso. Se la sta facendo addosso proprio palesemente. Vai, vai, fallo. Oh, il delfino! Gioca col delfino, aspettate che la deve fare. Non ce la fa più. Vai, fai la pipì in acqua. Ragazzi, vi siete persi la pipì in mare perché la registrazione si era bloccata. Gravissimo. Però forse ho capito il problema. Forse era il mio computer che aveva poco spazio e quindi si bloccava per quello. Non lo so. Fai snorkeling. Però potete vedere l'emozione della pipì in mare. Eccola qua. Sollievo segreto. Le emergenze che richiedono un bagno possono essere orribilmente imbarazzanti, a meno di non essere già immersi in un liquido tiepido. Dai. Oh, successo. Grande carica, ok, però proposito realizzato, tra l'altro, raggiunto il livello 10 di forma fisica. Ragazzi, molto 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 bene. E vabbè, io direi che la lasciamo qua bella rilassata. Flutto all'indietro. Che se l'è meritato oggi. E noi ci salutiamo. Guardate come sta bene la nostra Jenna. Ok, ragazzi, ci salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao!